Bentornati ragazzi, stamattina devo dipingere un lenzuolino per una bimba e ho pensato di fare un tutorial in modo tale che magari anche voi, qualora voleste, ci potreste provare. Allora, io sotto ho già preparato un disegno su un foglio A4, l'ho adattato ovviamente a quello che è la strisciolina qui del lenzuolino. E adesso vado semplicemente a ricalcare la matita, cioè il disegno sotto a matita, cercando di essere quanto più precisa e senza calcare troppo. Ecco qui, una volta terminato il disegno, passiamo poi a dipingerlo. Allora, ci sono diversi colori per tessuti. Io ho sia questi textil che vanno poi stirati, faccio anche il disegno del ferro da stiro, sia questi di primo. Qui non richiede il fissaggio al ferro da stiro, ma io sinceramente io lo faccio lo stesso. Allora, procediamo. Solitamente li miscelo anche tra di loro, perché comunque sia sono colori per tessuto, quindi sono a base d'acqua, possono essere miscelati tra di loro. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget that. Allora, sotto non mettete mai altra stoffa del lenzuolino, perché potrebbe andare a finire dall'altro lato, perché comunque penetrano questi colori. Io ci metto un foglio di qualsiasi genere, carta di imballaggio, foglio A4, non importa. You're everything when I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone, my summer love. Been waiting for you, my love. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. My summer.
Allora, una volta finito anche l'altro gattino, questo, nello stesso identico modo in cui abbiamo fatto il primo, passiamo alla scritta. Allora, io prendo direttamente il colore pieno dal tappino e poi andiamo a fare comunque qualche punto luce. Adesso con del rosa più chiaro andiamo a dare un po' di luce. A questo punto mettiamo una piccola firma.
piccola, in un angolino magari, io lo preferisco vicino al gattino. Allora, può capitare questo, che vi si chiude una lettera. Prendete un po' di bianco, guccio, e andate al centro. Pulite il pennello. Ecco qua. Allora, ragazzi, il video è finito. Ora ve la faccio vedere. Complesso. Questo è il lenzuolino finito. In dettaglio la scritta, un gattino e l'altro gattino. Buon divertimento e al prossimo video.